la mafia si aggredisce senza se e senza ma. È semplice il leitmotiv del governo Meloni. Dopodiché, se mi chiedono di commentare Emiliano, lo commento. Attendiamo da garantisti il giudizio. Possiamo dire che non c'è bisogno di essere garantisti, giustizialisti o quant'altro per commentare una frase che io ritengo agghiacciante, una grammatica dalla quale io voglio dissociarmi, che è quella per la quale ai boss ci si affida. Io mi affido a polizia e carabinieri per denunciare i boss, non mi affido ai boss. Anche perché se no smettiamola di fare gli appelli al privato cittadino, il quale diciamo c'è il racket, denunciati, minacciano, denuncia, quando le istituzioni non denunciano ma ci si affidano. Quello è gravissimo e non c'entra né con la presunzione di innocenza né con altro. È una frase che ha detto Emiliano, ha un valore politico agghiacciante, ritengo che sia normale commentarla, io lo ritengo agghiacciante. Però vede, chiunque sia accusato di mafia, chiunque sia accusato di mafia, ovviamente con i principi garantiti, a me fa schifo. Prima cosa, sono uscite delle indiscrezioni su una sua storia a Biella, vuole solo commentarle o smentirle o dire assolutamente qualcosa? Falso.